Dal Vangelo secondo Luca. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di far ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret dove era stato allevato ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista». Per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Parola del Signore». Amici telespettatori, la parola del Signore si rivolge a noi per dare testimonianza della sua volontà che è il nostro bene, la legge del Signore. Il Dio ci ama come suo popolo, ha dato delle leggi per salvarci, per star bene, per goderci questa vita terrena, superare tutte le prove e entrare nella gloria della vita eterna. La legge del Signore è una legge d'amore. Gli innamorati, anche se non se lo scrivono, hanno la legge dell'amore, che è quella della fedeltà a Dio, di non fare cose che a Lui non piacciono e fare cose che a Lui piacciono. Tra due amanti, questa è la legge dell'amore: fidarsi l'uno dell'altro, non tradirsi mai, essere fedeli alla parola del Signore, alla volontà di Dio, fare quello che a Dio piace per il nostro bene. Qui abbiamo nell'Antico Testamento, dopo il ritorno dalla persecuzione, dall'essere stati deportati, tornano e riscoprono con Neemia la legge del Signore. Ecco, il profeta che è lì presente in mezzo al popolo, tutto il popolo dalla mattina fino alla sera che è lì ad ascoltare la parola del Signore, i testi dell'Antico Testamento, e lo scriba che legge forte, tutti applaudiscono: sì, ci sta bene, amen. Vogliamo osservare la legge del Signore, perché è l'unica cosa che ci fa bene. Noi crediamo che il peccato sia una cosa buona per noi, ma Dio non vuole. E allora è peccato, è rovescio. Dio ci vuole felici, ci vuole bene. Siccome il peccato non è il nostro bene, Dio non vuole il nostro male, vuole solo il nostro bene. Quindi osservare la legge del Signore vuol dire realizzare il nostro bene in questa vita terrena. Dovremmo essere orgogliosi di avere una religione così, di appartenere alla Chiesa, alla religione di Cristo, dove lì c'è il bene, c'è la visione rivelata di tutto ciò che è in vista del nostro bene, della nostra vita presente e quella futura. Quindi Dio ce l'ha rivelato, il Padre ha mandato il Figlio apposta per annunciarcela,
questa parola, questa rivelazione. La Chiesa è nata su questa rivelazione. Gesù si è manifestato, si è fatto uomo per parlarci della legge del Signore, del bene per noi. Non avere altro Dio al di fuori di Lui, la legge dell'amore. Ci siamo fedeli a Dio noi? Ci sono diversi dominanti su questa vita terrena, i sensi, le cose terrene, i beni, i successi, tutto ciò che ci piace, le passioni, i sentimenti, ma sono il nostro bene? Sono in conformità al Signore, prima il Signore, poi tutto il resto? Per noi chi conta di più? A chi ci affidiamo? Quando è che siamo sicuri? Quando abbiamo i soldi in tasca, quando abbiamo il successo, siamo amici del potere? No. La nostra sicurezza ci viene solo da Dio. Lui è il nostro bene, Lui ci ama veramente, noi lo amiamo ma siamo limitati nel rispondere all'amore, ma Lui ci ama sempre, anche se noi non lo amiamo. Questa è la nostra gioia, la nostra festa. Amici telespettatori, fidiamoci, abbandoniamoci al Signore. Facciamo festa come il popolo di Israele, rileggendo la legge del Signore, torniamo a Lui con tutto il nostro cuore. Via gli affetti terreni, via le cose che non contano, via cose che passano, via tutti gli altri che non sono Dio, ma alzare gli occhi a Dio, essere in comunione con Dio, amarlo, vorrergli bene, essere fedeli, non ammettere nessun altro Dio nella nostra storia, nessun'altra sicurezza. Lui è l'unico Dio della nostra vita, l'unico Salvatore della nostra storia. Per questo rifugiamoci a Lui, guardando con fiducia gli occhi verso il Padre, verso la volontà di Dio, verso gli avvenimenti di questa vita terrena. Dobbiamo fidarci di Dio, è l'unica sicurezza nostra. Questa vita terrena passa presto, un giorno dietro l'altro, poi arriva anche l'ultimo giorno della nostra vita. Gesù ci aspetta a braccia aperte, vive con noi, si commuove con noi, soffre con noi, si rallegra con noi. Se noi siamo in comunione con Lui, allora in Lui noi troviamo il nostro posto. Ognuno la sua mansione, il suo carisma, il suo ufficio, il suo lavoro, la sua attività. La Chiesa è fatta di tutti noi, ognuno con la volontà di Dio impressa nel nostro cuore, nella nostra mente, con l'intervento della salvezza di Dio, con il battesimo e gli altri sacramenti. Noi siamo certi di fare la volontà di Dio, di partecipare al regno di Dio, di essere utili per il regno di Dio. Quindi abbandoniamoci, fidiamoci, cerchiamo di capire cosa vuole Dio da noi, proprio attraverso gli avvenimenti che magari la natura ci disprezza, non li vuole. Vorremmo star bene su questa terra, fisicamente, vorremmo avere tutto. No, i nostri beni, la nostra vita vera è quella eterna. Quindi stiamo aspettando questa vita eterna, senza scoraggiamenti, allenandoci con le prove, con le difficoltà e alzando spesso gli occhi al cielo, fidandosi di Dio. Anche Gesù, come uomo, nei vari passi della sua storia narrati dal Vangelo, vediamo che spesso Gesù si ritirava sulla montagna, in silenzio, lontano dalle persone, a pregare, a parlare col Padre, a capire qual era la volontà del Padre nella sua storia. E spesso, prima di parlare, prima di compiere un miracolo, alzava gli occhi al Padre, si rivolgeva al Padre: Padre, lo so che tu mi ascolti, ma per loro ti chiedo. Padre, tu lo sai, io lo so che tu sei potente, per loro compi quello che ti chiedono. Lo sguardo di Gesù come uomo è sempre rivolto al Padre, fino nel tormento della croce. Padre, Padre. Rivolgersi al Padre per lui è così naturale come dovrebbe essere per noi.
Anche noi abbiamo Dio come padre, Gesù come fratello, coeredi con Lui nella gloria. Fidiamoci di Dio, abbandoniamoci al Signore. Lui è dalla nostra parte, Lui intercede. Mentre noi preghiamo, Lui è già pronto ad ascoltarci, se è il nostro bene. Secondo quello che Lui crede, il nostro bene. Noi non sappiamo ciò che è bene e ciò che è male. Ci vogliono anche le prove, ci allenano. Il vero allenatore fa soffrire la squadra, la fa lavorare ore e ore per poter guadagnare una medaglietta, una coppa. Gesù anche noi ci vuole allenare, a fidarci di Dio nelle prove, ad assicurarci, proprio attraverso la nostra adesione a Dio, che crediamo nel suo amore in ogni circostanza. In definitiva, di non abbandonarlo mai, ma fare la sua volontà, accettando la storia che Dio ci fa, perché quella è la migliore per noi, è il nostro bene. Gesù lo sa, Dio lo sa. Maria intercede e ci aiuta perché possiamo realizzare veramente la volontà di Dio, cioè la nostra felicità, il nostro bene su questa terra e poi nella vita eterna. Vi auguro, amici telespettatori, questa parola entri nel vostro cuore, cambi la vostra vita, vi dia gioia, speranza, festa, perché il cristiano è nella gioia e nella festa, non ha paura, è nella sicurezza, perché si fida del Padre.